The Vatican Radio now broadcasts in over 30 languages. L'armée syrienne est sur le point de reprendre totalement la ville d'Alep. La joie des quartiers pro-gouvernementaux contraste avec le silence de mort qui règne. Linda Bordoni prepares her script before heading to the studio number 9 for another edition of the English program. Going over my allotted airtime, so I work backwards. Okay. Durante la guerra, durante questo periodo, sono cominciati a nascere anche tutti i vari programmi, francese, inglese, eccetera. Ciao! Ciao, buonasera. In the headlines this Wednesday evening, fierce fighting rages in the Syrian city of Aleppo as an agreed ceasefire and evacuation plan stalls. Good evening, I'm Linda Bordoni. This is the Korean program's newsroom, one of the 39 languages in which the Pope's radio broadcasts. Poi, dopo la guerra, sono sorti tutti quanti i programmi dell'est europeo, perché con il comunismo non c'era più libertà di informazione in Europa. Quindi abbiamo cominciato, la Radio Vaticana ha cominciato a trasmettere per l'est europeo, quindi il programma russo, il programma bielorusso, tutti i paesi dell'Unione Sovietica, tutte le varie paesi dell'est europeo, la Polonia, la Romania, l'Ungheria, che erano sotto il comunismo e che non avevano libertà di informazione. Quindi la Radio Vaticana diventava uno strumento di libertà, tanto che addirittura il sistema comunista cercava di disturbare le onde della Radio Vaticana per non dare la possibilità di ascoltare una radio che era libera poi alla fine, perché dava notizie, diciamo così, libere su quello che avveniva in Europa, perché non c'era libertà di informazione in questi paesi.